Si chiama Jan Corbett III, ma il suo vero nome è Raffaele Giordano Capobianco. Probabilmente i due nomi dicono poco ai più, ma se pronunciate il primo ad un esperto di pugilato che conosca la storia di questo sport, sicuramente non resterà indifferente. Stiamo parlando di uno dei più grandi talenti della box mondiale, che giustamente in America nel 2004 hanno inserito nella Hall of Fame di questo sport. Raffaele Giordano, alias Young Corbett, figlio di Vito Giordano e Gelsomina Capobianco, lasciò Rio Nero quando era ancora in fasce nel lontano 1905. La sua famiglia abbandonava il Sud Italia per cercare fortuna in America. La nave, partita da Napoli e attraccata nel porto di Ellis Island a New York, consegnò al piccolo Raffaele un futuro in America. Un futuro nello sport per questo giovane rionerese che cominciò a boxare a 14 anni, combattendo in 156 incontri, di cui 122 vinti. Ralph Giordano, come scritto sulla sua lapide a Fresno, in California, è stato il primo guardia destra a vincere il titolo mondiale nella categoria welter. Per lui onori da parte degli sportivi americani anche dopo la morte. Ma a Rio Nero nessuno ha conoscenza di questo campione. Un Rio Nero che presumibilmente dona quel quid in più nel sangue dei propri ragazzi, se si pensa alle origini vulturine anche di Roberto Cammarelle, campione olimpico di pugilato nel 2008. Adesso, riportata alla luce la storia di questo bambino nato a Rio Nero e diventato un idolo in America, magari qualcuno nella città penserà di intitolare una strada a questo campione, idolo in America e sconosciuto in patria. E la saga dei Giordani in America non si è di certo fermata al pugilato, regalando allo sport a stelle e strisce anche il talento di Matt Giordano, vero idolo del football americano.